Buongiorno a tutti, oggi ho deciso di parlarvi dell'arte della pazienza, un dono, una qualità che è dentro ognuno di noi. Per fare questo ho deciso di prendere in prestito un antico proverbio cinese che recita così: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Queste parole antiche, solo all'apparenza macabre e violente, racchiudono in realtà un messaggio di infinita saggezza. Parole che hanno rafforzato ancora di più nel mio cuore la convinzione che la verità assoluta dell'uomo risiede nel primordiale battito del tempo. La cultura cinese da sempre si esprime in metafore. Non credo che questo antico proverbio si riferisse ad una persona fisica, ad un nemico fatto di carne e ossa, bensì ai nostri demoni interiori, quali la collera, l'odio, il desiderio di vendetta, la rabbia, il rancore e così via. Nel momento in cui siamo sopraffatti da queste emozioni deleterie, diremo cose di cui potremmo pentirci, agiremo in modo improprio, arrecando danno non al nostro ipotetico nemico, ma solo a noi stessi. In alcuni casi i danni causati saranno irreparabili, senza ritorno. I nostri pensieri verranno inondati da un turbinio di violenza che non genererà altro che ulteriore violenza. Il nostro problema non si risolverà affatto. La ferita che abbiamo dentro non si rimarginerà, il dolore che proviamo non cesserà, anzi continuerà a divorarci lentamente. Partendo dal presupposto che nessuno è un santo, per quello che mi riguarda sono convinto che neanche esistano in realtà, ma questa è un'altra storia, orientarci verso un approccio diverso, lontano dall'impulso dell'istante, giova a noi stessi, quindi in quel preciso attimo stiamo facendo nient'altro che un piacere a noi stessi, ricordatevelo bene. Il non agire, restare calmi, distaccati, saper aspettare soprattutto nei primissimi frangenti risulta essere la soluzione migliore. Questo non significa restare inermi, diventare apatici, aspettare che qualcosa o qualcuno, nella fattispecie un ipotetico Dio, ci venga in aiuto, tutt'altro. Significa invece agire, concentrare le nostre energie in pensieri costruttivi, organizzarci il lavoro, coltivare le nostre passioni, una chiacchierata con un buon amico, riscoprendo così l'enorme grandezza che risiede dentro di noi. E mentre saremo occupati a fare tutto questo, senza rendercene conto, l'angoscia scomparirà e le nostre ferite faranno sempre meno male. Questo significa, a mio avviso, sedersi lungo il fiume ed aspettare il cadavere del nostro nemico. Non sarà lontano il giorno in cui vedremo scorrere davanti a noi la sua disfatta, e non vi biasimate per non averlo colpito con la medesima cattiveria, perché sarà la vita stessa a farlo, quella stessa vita che avrete preso per mano e che vi renderà merito nei giorni che verranno. Io vi abbraccio con tutto il mio affetto. Ciao!